Ciao, sono Loris Lombardo, oggi vi do il benvenuto a Milano, quindi non sono nella veste tradizionale di costruttore di Ampano come al solito o come musicista, ma sono come insegnante oggi, quindi vi porto con me in classe e questo è l'ultimo del nostro percorso, quindi la giornata nella quale consegneremo i diplomi e quindi vi porto con me per farvi vedere un po' quello che è la nostra lezione classica, insomma. Ci divertiremo, faremo delle lezioni molto piccole, quindi con pochi allievi per dare al massimo ad ognuno di loro. Oggi ci troviamo alla NAM Milano. Andiamo in classe. Eccoci, siamo in classe, adesso inizieremo la prima lezione col primo gruppo. Base. Facciamoli entrare. Chi mi fa sentire qualcosa? L'idea che lui ha usato è corretta, nel senso parti scarno, innanzitutto per separare un periodo dall'altro, io vi consiglio di creare delle pause. O se io faccio, hai capito cosa ho creato? Ho creato un silenzio. Quel silenzio ha creato un'aspettativa. Sono in tre, un ritmo può essere 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, facciamo la base 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
ciclo ritmico e questo crea un qualcosa di nuovo. Guardate un po' come cambia tutto il mondo adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Io andrò a suonare sull'1, sul 3, sul 5. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Se è troppo veloce, io lo abbasso, ora 135, vado giù con i numerini, lo metto a 125 per esempio. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Sentite che il 1 ha un beat diverso, però vedete come ci manda fuori questa cosa. Sapevate l'esistenza di un 5 quarti, cioè di un beat diverso? Se voi ascoltate Vasco, Ramazzotti, è tutto in 4, o a volte in 12. In 12, ve l'ho spiegata l'altra volta forse? 12? Eccessivo. No, in realtà è più facile. Perché fai? Bravo. Attenzione che quando vado dalla quarta alla prima c'è il passaggio, perché la quarta è, la prima è. Quindi sentiamo quattro note così. Allora, queste sono prima battuta, seconda battuta. Vi ricordate cos'è una battuta? Con una cosa così semplice ho già creato una melodia. Anche qua se uso le dinamiche.
La prima cosa da sapere sullo strumento è che scala è, che note sono e che suono fa ogni nota. Cioè se ti chiedo quella nota lì che suono fa, intonamela. Se tu riesci a intonarla vuol dire che tu hai in testa il suono del tuo strumento, altrimenti succede il contrario, che tu suoni e tu dici ah, fa quella nota, fa quel suono lì. Invece deve essere il contrario se vuoi essere padrone del tuo strumento. Come ci arrivi? Non lo sai fare? Ok, va bene, suoni e intoni, suoni e intoni. Anche se sei stonato, magari ti aggiusti. Che mi ha preso tantissimo. È un suono molto particolare, ecco, è un suono molto particolare che mi porta al di fuori di tutto. Devo ringraziare il maestro perché veramente è una persona molto in gamba e si vede che ci tiene tantissimo al suo strumento e anche ai suoi alunni. Grazie mille. Melodia 2, che è l'altra, la ripeto. E ricomincio da capo. Le vibrazioni entrano proprio praticamente in sintonia col mio essere e mi sento trasportato da un'altra parte. Quindi è uno strumento totalizzante. Cioè, tu vibri praticamente insieme allo strumento. Quindi io sono rimasto impressionato e coinvolto anche provandolo. Credevo fosse una roba di testa, ma quando lo provi è ancora meglio di quello che uno pensi. Grazie al maestro, grazie. È bello perché ve l'ha portato. Una, perché tante tecniche della darbuka io l'ho applicata a Lampan. E due, anche le ritmiche. E tre, insomma, si va a creare un bel connubio Lampan e darbuka. Chiedermi delle cose, se fossero poi inerenti a Lampan sarebbe perfetto. Un giorno mi è capitato di girare su internet e vedere un maestro Loris Lombardo che pubblicizzava i suoi strumenti. Ho detto caspita, un artigiano italiano più un maestro sicuramente sarà un buon strumento, ma quanto sarà buono questo strumento? Ho detto proviamo a fissare un appuntamento per sentirlo dal vivo. E dal vivo è stata veramente un'emozione incredibile. Da lì ho detto, caspita, allora posso riprendere a conoscere Lampan. Eccoci, siamo arrivati alla fine di questa giornata. È stata molto emozionante sia per gli allievi che per me. È stato emozionante vederli come si sono evoluti in questo percorso musicale. Quindi dal primo giorno del corso base, che non sapevano come mettere lo strumento, come posizionare le mani, ad oggi invece vederli esprimere concetti già medio avanzati, e poi ovviamente il corso intermedio, il corso avanzato, invece abbiamo migliorato tante cose. Ovviamente questi corsi rappresentano degli step, primo step, secondo step, eccetera, per migliorarsi sempre di più, perché ricordiamoci che Lampan è uno strumento che va benissimo per essere suonato sia distinto ma anche come strumento didattico, quindi uno studio, intraprendere un percorso didattico vero e proprio come avviene per qualsiasi altro strumento musicale, perché l'istinto ci porta fino a un certo punto, lo studio e la dedizione ci fa ottenere di più anche in meno tempo, quindi è un qualcosa di bello e di appagante. Quindi vedere in loro questi sorrisi, questa voglia di scoprire e tutta la passione, la dedizione che ci hanno messo a casa a studiare per poi venire qua e mostrare insomma a me e a se stessi quello che possono ottenere da questo strumento, vedere i loro sorrisi, vedere la voglia e il lavoro duro sullo strumento, insomma è qualcosa di molto appagante. Bene,
Andremo avanti con altri corsi sia a Milano che a Genova, insomma in tutta Italia, all'estero come abbiamo sempre fatto. Vi aspetto al prossimo video, chissà, concerti oppure lezioni oppure la costruzione degli Ampan. Vi aspetto presto, alla prossima, ciao!